Cari amiche, cari amici di Rossini TV, questa sera vi presentiamo uno speciale davvero speciale, perché abbiamo seguito per voi infatti il follow-up della Camera di Commercio Marche finalizzato a fare il punto della situazione sulle opportunità per le imprese marchigiane ad un mese esatto dalla convention che si è tenuta a Colli del Tronto a giugno scorso. Si trattava di un meeting internazionale delle Camere di Commercio organizzato nelle Marche per incrociare l'offerta commerciale delle nostre imprese unitamente con le bellezze del territorio e far sì che gli operatori stranieri potessero meglio conoscere la produttività e l'accoglienza della nostra regione. Collegati in diretta online, il 24 luglio c'erano i vertici regionali della Camera di Commercio Marche, molti esponenti delle Camere di Commercio italiane nel mondo, il direttore dell'ATIM Marco Bruschini e diversi imprenditori regionali. Sarebbe dovuto essere presente anche Francesco Acquaroli, il presidente della regione, ma un impedimento dell'ultimo minuto non gli ha permesso di esserci. Vedremo adesso in rapida successione gli interventi istituzionali che abbiamo potuto seguire per voi. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Sono qui con il direttore dell'Agenzia per l'internazionalizzazione, il dottor Bruschini. È collegato con noi Mario Bonza, presidente della nostra Camera Estero, presidente Acquaroli, se dovete collegare più tardi. Presidente, siccome arriverà, si collegherà per un saluto tra la conferenza e l'altra. Anche il segretario generale, dottor Stavoni. Volevamo dare alcuni dati di quell'evento che noi abbiamo avuto dal 16 al 20 di giugno con la 32esima convention delle Camere di Commercio italiane all'estero. È stata la qualità, la professionalità dell'impresa marchigiana, perché c'è un'impresa marchigiana che si è strutturata e si sta sempre più strutturando sull'internazionalizzazione, un'impresa marchigiana che si sta strutturando anche su una parte di digitalizzazione, lì dobbiamo essere bravi a continuare a investire sulla formazione digitale e su aiutare la piccola e micro impresa a entrare nel mondo della digitalizzazione, perché alcune imprese avevano un know-how veramente importante in termini di esportazione, ma magari mancavano di un background di esportazione vera e propria come impresa. Però nel congresso tutti quanti i delegati esteri hanno fatto i complimenti al nostro sistema imprenditoriale, al presidente Acquaroli, che lo ringrazio per averci dato la possibilità di avere tre ministri tra collegati, che ci ha mandato i video registrati, ma come anche il ministro Urso, che ha mandato una lettera di presentazione, in quanto lui era impegnato in una trilaterale fuori dall'Italia, come anche il ministro Tajani, che ha mandato una lettera proprio per riconoscere il valore del sistema camerale all'interno dell'internazionalizzazione e del sistema delle camere di commercio italiane all'estero come punto di riferimento per quanto riguarda diciamo quei territori in cui i nostri imprenditori vanno a toccare con i propri progetti. Un ringraziamento anche all'amico Zopas dell'ICE, perché con lui stiamo portando avanti dei progetti importanti, crediamo fortemente nell'attività di rivisitazione che lui sta portando avanti nell'ICE. Sicuramente con l'ATIM, insieme all'ICE, con la regione, potremo mettere in campo dei progetti a favore del sistema imprenditoriale. Ecco, questo è quello che la Camera di Commercio aveva intenzione e in mente di mettere a servizio della comunità marchigiana. Penso che il primo step lo abbiamo fatto abbastanza bene. In questo momento ci sono già i contatti con le Camere di Commercio estere, stanno già dialogando con gli imprenditori, perciò non ci siamo fermati soltanto al giorno 16-20 di giugno, ma con il bando che abbiamo messo in atto come Camera di Commercio delle Marche, ovvero favorire il dialogo tra il sistema imprenditoriale marchigiano e le stesse Camere di Commercio italiane all'estero, finanziando dei voucher da 3 a 4 a 5 mila euro, secondo i servizi che si andavano ad acquistare
su una camera di commercio estera, su due o su tre o più camere di commercio all'estero, sono dei voucher di sostegno economico che noi volevamo dare, sia per favorire il contatto tra le nostre camere e le camere di commercio all'estero, sia per far capire alle camere di commercio all'estero che questa camera di commercio delle Marche punta fortemente su di loro per un'internazionalizzazione molto, molto strutturata e importante che verremo a fare nei prossimi anni. Lo vorremmo fare insieme all'Adim, con l'amico Marco che è qui con noi, che è qui con noi ha una sede, al quarto piano qui della sede di Ancona, e combineremo con il presidente Acquaroli e con l'assessore Antonini proprio a formalizzare al meglio tutte le indicazioni che ci arriveranno dal sistema associativo e produttivo per aiutarli e favorirli. Ma ecco, aver avuto la possibilità di portare il mondo nelle Marche, il sistema dell'internazionalizzazione delle camere di commercio, è un vanto che ci siamo messi al nostro fianco, grazie a aver avuto la forza e la lungimiranza di costituirci come camera di commercio regionale. Perciò un complimento, fatemelo anche alle associazioni di categoria che hanno creduto fortemente che un sistema camerale regionale poteva dare dei feedback e dei numeri in più e potevano dare delle strategie molto più importanti che non con la costituzione di due camere di commercio nelle Marche. Perciò se siamo riusciti a ottenere questo e abbiamo avuto un feedback importante con il presidente Acquaroli è proprio perché abbiamo costituito una camera di commercio Marche che rappresenta il nostro sistema imprenditoriale e associativo e imprenditoriale su tutti quanti i settori tramite le tre aziende speciali che abbiamo costituito, Tecne, Mobile Meccanica, Linea per la Moda, Linfa per l'agroalimentare. Noi in quella sede abbiamo firmato un accordo con la Camera di Commercio di Houston, con la quale stiamo continuando a dialogare e stiamo portando avanti già i primi progetti operativi che verranno presentati nel mese di settembre. Quindi questo è un passo avanti estremamente importante. Io ricordo che il Texas è il nono stato al mondo come PIL, subito dopo l'Italia, prima del Brasile, quindi diciamo che un accordo quasi uno stato vero e proprio a livello internazionale. Quindi le piccole Marche hanno fatto un accordo con il nono PIL a livello internazionale. Noi sappiamo benissimo, io per le mie vite precedenti so perfettamente quanto sia alto il valore delle camere di commercio italiane all'estero. Quando ero direttore generale dell'ENIT, diedi un grande sforzo, diciamo così, per allargare gli accordi che ENIT aveva con le camere di commercio e sarebbe cosa buona se questa prassi venisse ripresa, perché la rete, tanto più la rete a livello internazionale è più forte, tanto è più forte l'agenzia del turismo. Perché è stato un momento estremamente importante? È stato un momento estremamente importante perché abbiamo portato, grazie alla Camera di Commercio delle Marche, il mondo nelle Marche. E noi abbiamo già i primi risultati positivi, il più 20% di passeggeri nell'aeroporto che abbiamo segnato in questi ultimi giorni è un chiaro messaggio, perché l'azione dell'Adim, che è azione di promozione turistica, quindi azione forte per avere incoming, è anche un'azione forte per avere l'outgoing di tutte le imprese e anche dei marchigiani verso i mercati internazionali. Domani sarò a Roma per un incontro estremamente importante che dovrebbe portare ad un ulteriore allargamento di rotte verso i paesi che sono estremamente importanti, non solo dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista commerciale. Quindi penso che nei prossimi giorni potremmo, diciamo così, annunciare delle ottime novità, ma novità che derivano sempre da questa attività fatta durante gli stati generali dell'internazionalizzazione, che hanno ulteriormente acceso un faro estremamente positivo nei confronti della nostra regione. Chiudo dicendo che sono particolarmente felice che la
praticamente la regione tramite l'ADIM abbia un nuovo brand, questo che vedete addosso, Let's Market in Italy, of course, e abbiamo voluto dare proprio una immagine fresca, nuova della regione, con un marchio in lingua, no? Inglese, ma un mix con la lingua italiana. Se noi vediamo Z, rimane le Marche, ma è sicuramente un modo per essere presenti, soprattutto sui mercati internazionali, in modo chiaro, nitido, forte, dando anche un pugnetto nello stomaco, cioè dire ci siamo, abbiamo cambiato passo, stiamo facendo insieme alla Camera di Commercio e al mondo delle imprese e di tutte le associazioni di categoria un passo avanti, soprattutto verso i mercati internazionali. Credo che sia stata un'edizione molto importante, azzeccata, direi tra le più ben riuscite, perché al di là della convegnistica che ci siamo trovati, abbiamo dato tante opportunità alle nostre piccole e medie imprese del territorio. 1.400 incontri realizzati credo siano un numero molto molto importante, ma il bello di tutto questo è che c'è continuità. Abbiamo già in cantiere degli accordi con la Camera di Barcellona, di Lisbona, Los Angeles, Stoccolma, e questo vuol dire che effettivamente sono stati molto produttivi, e quindi un ringraziamento va alle mie camere che ho citato in questo momento. La piccola impresa ha bisogno, come la grande impresa, di essere vivace nel territorio, ma la vivacità è anche data dalle opportunità che può dare il mercato, e quindi la nostra rete è una rete importantissima che io che mi auguro che possa essere sfruttata di più ancora, perché sentivo proprio l'altro ieri il presidente Zoppas che citava che 350.000 aziende hanno esportato, quindi piccole aziende e microimprese, per un valore di fatturato sotto i 70.000 euro. Ma sono tante aziende, che mantengono vivo il territorio, che danno continuità a un tessuto imprenditoriale molto importante, che è quello legato alla nostra terra, il valore dell'artigianato, il valore della personalizzazione del prodotto, che è quello che chiede in sostanza il cliente estero, uso questo termine, chi vuole il made in Italy. Ecco, questa è la strada da percorrere, da continuare, quindi magari si può pensare anche a un protocollo magari tra Union Camere Marche, Asso Camere Estero e la Regione Marche, per potenziare ancora di più questo nostro percorso che abbiamo iniziato con Colle del Tronto. Devo dire che ho avuto tanta soddisfazione anche dai presidenti, perché l'edizione, come dicevo, è stata un'edizione che ha fatto scoprire le Marche che non, tanti non conoscevano nella sua faccettatura, cioè dal turismo ma anche dalle visite aziendali che sono state fatte, e quindi un'opportunità che abbiamo dato a un territorio, ma come dicevo anche al sistema delle Camere italiane all'estero. Che io mi auguro che il governo ne tenga presente di questo, perché noi siamo una rete importante, ma perché abbiamo una storia alle spalle, e questa storia alle spalle ci permette anche di dare continuità alle azioni che mettiamo in campo in questi paesi, dove i nostri imprenditori hanno trovato fortuna e dove ci sono, come dico, tante aziende che possono esportare dalle grandi alle piccole, ma essere assistite da una rete importantissima come la rete delle Camere italiane all'estero. Buongiorno a tutti, ringrazio l'invito e colgo l'occasione per ringraziarvi ancora una volta, Regione Marche, della vostra squisita ospitalità, ma non solo, anche della lungimiranza che avete dimostrato nell'accortezza di capire che questa rete di 84 camere di commercio italiane all'estero è una rete radicata sul territorio, e quindi con tutte le possibilità di offrire al tessuto imprenditoriale marchigiano la possibilità di inserirsi nella maniera più adeguata. E questo bando non ha fatto altro che stimolare l'arrivo numeroso di queste aziende agli incontri, e stimolare anche noi nello svolgimento del nostro lavoro di ricerca partner e di ricerca delle migliori opportunità. Noi abbiamo partecipato, oltre che io stessa presente a questi incontri, anche la mia addetta alla comunicazione era con me, abbiamo partecipato a ben 22 riunioni con imprese marchigiane, delle quali 50% più o meno del settore agroalimentare, l'altro 50% diviso tra settore
calzaturiero e servizi, in generale anche qualche azienda di produzione di macchinari. A queste aziende noi, quando siamo rientrati a casa qualche giorno dopo la fine della convention, di questa bellissima esperienza che ci avete propiziato, grazie anche al lavoro molto dedicato della nostra associazione, Associazione Estero, noi ci siamo qua riuniti internamente, analizzato i profili di queste aziende. A tutte queste 22 aziende abbiamo inviato delle proposte molto specifiche. Di queste qua io posso dire che ci sono 3 risultati concreti. Il primo riguarda l'azienda che opera nel settore calzaturiero, con la produzione di accessori per un'industria che per il Portogallo è molto importante, quella della produzione delle scarpe. Poi l'altro settore è stato quello di IT, cioè quindi 2 settori molto diversi. Questa è un'azienda di consulenza tecnologica di alto livello, e con questa azienda abbiamo proposto l'organizzazione di agenda di incontri con potenziali partner qui in Portogallo, e abbiamo già realizzato con loro una seconda riunione di approfondimento della nostra proposta. Ho costruito questo servizio per la prima volta nella storia nella storia della Camera di Commercio Italiana del Portogallo, che si crea un servizio con la collaborazione di un'altra Camera di Commercio in Brasile, e quindi lì ci siamo presentati alle aziende marchigiane con un servizio di marketing digitale rivolto agli operatori portoghesi e agli operatori brasiliani presenti nei territori coperti dalla Camera di Commercio italiana di Rio de Janeiro. Che questo incontro, un recall del dopo evento, lo considero un momento importante per vedere e capire le problematiche che ci sono state, se ci sono state. Per quanto riguarda gli incontri, ho avuto tantissimi incontri, la maggior parte nel settore food e wine e calzaturiero. In questo momento abbiamo dato risposta ad alcuni che ci hanno chiesto un certo tipo di servizi, e allo stesso tempo abbiamo inviato una copia del bando delle Marche per il cofinanziamento. Nella speranza che questi qui magari ritornino chiedendoci un servizio, quel servizio che gli avevamo offerto. Con quello del calzaturiero abbiamo già iniziato una prima fase, e dovremmo avere un incontro entro agosto o metà settembre con un importatore. Stando qui nelle Marche, perché in questo periodo, come ogni anno d'estate, torno ad Offida con la famiglia, e ho approfittato per visitare 2 produttori di vino che erano interessati al mercato. Gli ho spiegato i potenziali e anche gli eventi che noi abbiamo. Noi abbiamo il più grande evento nel settore del vino, turismo e food in Svezia, che gestisco io, l'abbiamo creato noi della Camera, e sono molto interessati a partecipare. E allo stesso tempo gli ho detto che purtroppo siamo arrivati un po' in ritardo, però cercherò di accontentarli, perché sono delle strutture veramente molto molto storiche e importanti, di alto livello, quindi forse butterò fuori qualcun altro per far entrare queste 2 aziende, al di là del fatto se sono marchigiane o meno, però sono, essendo facendo parte di questo progetto e avendo un livello di qualità superiore, ho pensato che sia il caso di sforzarmi un po' di più per aprire le porte a queste 2. Nel turismo collaboro con l'Enit, e ogni anno fino a quest'anno, 2022, hanno partecipato al nostro evento Wine Food Turismo, turismo enogastronomico, al Grand Hotel, il più grande location in Svezia. Speriamo che quest'anno diano anche una risposta positiva. Quest'anno mi farebbe piacere avere magari anche una delegazione di un rappresentante delle Marche per il turismo a questo evento del 25, dove ci sono circa 1200 partecipanti che, oltre ad apprezzare il vino e il cibo italiano, apprezza anche il turismo. Anzi, il turismo è il motore, diciamo, la locomotiva del settore wine food, storicamente.
Noi abbiamo avuto più di 20 incontri con aziende provenienti dal settore food, beverage e anche servizi e calzaturifici. Abbiamo poi, quando è finita la convention e siamo tornati a casa, creato un database con tutti gli incontri che avevamo avuto e in un primo momento abbiamo prediletto le aziende del settore agrofood e beverage proprio perché avevamo degli eventi concreti in questo secondo semestre da proporre loro in modo da favorire il loro processo di internazionalizzazione e la presenza appunto delle aziende marchigiane in Spagna. Devo dire che con due aziende stiamo proseguendo molto proficuamente i dialoghi, un'azienda è del settore agrofood, un'altra del settore beverage e le stiamo accompagnando attraverso dei progetti strutturati per l'internazionalizzazione. Nel fare ciò ci avvaliamo anche del portale Fondi Export promosso dalla Camera di Commercio Italo-Maltese a cui anche appartengono in totale 36 camere per poter assistere le aziende proprio nella presentazione delle domande. Lavoriamo su due fronti, cioè tanto diciamo per promuovere un processo di internazionalizzazione a 360 gradi, quindi con alcuni servizi che sono volti a questo, a favorire questo processo, ma anche lavoriamo con nel settore fiere. Dico questo perché stiamo appunto approfittando dei due bandi messi a disposizione dalle Marche proprio per incentivare l'azienda a questa partecipazione. Devo anche aggiungere che dal punto di vista turismo stiamo lavorando per presentare una proposta congiunta Umbria-Marche di promozione turistica nel nostro territorio perché appunto sappiamo che sono regioni centrali che hanno caratteristiche molto simili e anche perché proprio per un progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri, Turismo delle Radici, il referente per la regione Umbria-Marche è unico, quindi abbiamo pensato appunto promuovere entrambe le regioni. Un'altra fase molto interessante del follow-up è stata quella dedicata agli imprenditori. Sono intervenuti infatti tre imprenditori marchigiani di tre settori completamente diversi fra loro, l'area food, l'area delle energie rinnovabili e l'area della moda, che hanno raccontato le rispettive esperienze per fare il punto della situazione su come sono riusciti ad allargare i propri orizzonti partecipando al meeting organizzato dalle Camere di Commercio. Io ho una startup innovativa nel mondo del tartufo e diciamo che mi approccio in maniera diciamo innovativa in diversi ambiti e per me l'esperienza con il Tronto al Casale è stata veramente come dire veramente bella ma soprattutto proficua perché mi ha dato la vision di poter toccare tutto il mondo in un'unica stanza, quindi questa è stata la cosa che veramente mi ha scioccato, perché io era la prima volta che partecipavo a un evento del genere. Io vengo da un mondo dell'imprenditoria, ma con questa attività è nuova, una startup, quindi ho 2 anni di attività. Ho incontrato circa 20 camere di commercio, che sono quelle dove il mondo del tartufo è più sviluppato, e diciamo che sono rimasto in contatto più con diciamo con alcune che mi hanno poi seguito anche in occasione di eventi particolari. Poi ho un brevetto per una vetrina refrigerata specifica per il tartufo, ed essendo che in Spagna come in Francia sono mercati importanti oltre all'Italia, e per me potrebbe essere una diciamo un'ottima opportunità quella di innanzitutto capire da un'analisi di mercato, ricercare quelli che poi possono essere partner o clienti e partecipare a un evento come la Gastronomic Forum di Barcellona, quindi unire tutto quanto. La cosa bella è che, per cui ringrazio il presidente Gino, che fa un'operazione del genere, sia per la fiera, che c'è il bando fiera, sia per questa cosa qui,
diciamo alla metà, si può dire, del costo, ovvero lo posso, se avevo messo il budget, col budget lì, lo posso fare per due eventi. Quindi questa è la cosa bella che mi sono trovato davanti. Ho sempre sostenuto che il mondo del tartufo non ha uno sviluppo se lo lavoriamo solo a livello locale barra nazionale. Se uno vuole fare veramente la svolta, deve uscire dal nostro recinto, come lo chiamo io. Operiamo, tanto per dire, negli Emirati Arabi. Oggi siamo ad Alessandria d'Egitto, il nostro commerciale estero per chiudere un altro appalto in Arabia Saudita dopo averne già preso uno. E dopo gli incontri che ci sono stati, diciamo, stiamo portando avanti altre iniziative. Adesso stiamo portando avanti sempre con Los Angeles, il LASI, Los Angeles Clean Tech Incubator, che significa realizzare le mini grid ad alta tecnologia per quel paese, dove ben sapete che il governo Biden ha messo tantissime risorse per lo sviluppo sostenibile, oltre 360 miliardi. E noi abbiamo approfittato di questo evento a Colli del Tronto, un mondo ben organizzato, per prendere contatti. Stiamo sviluppando contatti con la dottoressa Paolicchi della Camera di Commercio di Houston, proprio perché il Texas, come diceva prima il nostro rappresentante della regione, il Texas è veramente uno stato interessante per questa nostra settore, oltre ad altri. E, diciamo, molta parte della Silicon Valley si sta spostando sulle famose Silicon Hills di Austin, nel Texas. Noi stavamo seguendo con molto interesse, e questo ci ha portato questo incontro, questo bel evento della Camera di Commercio della Regione Marche, insomma, essere già reattivi. Stiamo costruendo un progetto, quello che si diceva prima. Dico che è molto importante mettere in sinergia le nostre, diciamo, nostre istituzioni, come si sta facendo, quindi faccio i complimenti ancora, perché poi io definisco la nostra regione come un arcipelago, dove ci sono tante isole di eccellenza che vanno poi messe insieme per uno sviluppo comune, una presentazione comune, diciamo, mettere a sistema un po' tutto. Quindi la cabina di energia ne abbiamo proprio bisogno, e mi pare che si sta andando in questa direzione. Almeno noi, ecco, facciamo calzature da uomo donna da più di 50 anni, e abbiamo partecipato all'incontro con Colli del Tronto, che è stato veramente molto interessante. Noi abbiamo fatto diversi incontri, già, ecco, siamo un'azienda che già esporta, e ci siamo voluti soffermare su quei paesi in cui magari abbiamo un po' più di difficoltà nel penetrare. E abbiamo fatto un incontro con la Camera di Commercio di Tokyo, quella di Seoul, e quella, e due americane, una di New York e una del Midwest. Abbiamo preso diversi contatti, quindi, ecco, siamo riusciti ad avere importanti informazioni e una maggiore panoramica dei mercati in quei paesi. E poi, ecco, questi contatti adesso ci stiamo sentendo, ci siamo sentiti per email, abbiamo fatto una video call, e speriamo che poi, ecco, dei progetti vadano a buon fine. E comunque, ecco, vorrei ringraziare la Regione Marche, vorrei ringraziare la Camera di Commercio per questo evento e questa opportunità che ci è stata data, perché a volte sì, si va alle fiere, si partecipa ad altre manifestazioni, però in questo caso parlare proprio con dei colleghi che si trovano dall'altra parte del mondo, che comunque vedono tutti i giorni quello che succede o come sono abituati ad agire in determinati mercati e in determinati settori, questo è molto più d'aiuto rispetto a prendere un contatto con il cliente, che magari non sai mai quello che pensa o quello di cui realmente ha bisogno, mentre loro li ascoltano magari giorno per giorno e riescono a capire meglio i loro bisogni.
sia i rappresentanti istituzionali delle Camere di Commercio che abbiamo conosciuto, sia gli imprenditori hanno fatto spesso riferimento a un bando o a dei bandi. Si tratta esattamente della possibilità di avere accesso a delle risorse messe direttamente a disposizione dalla Camera di Commercio, risorse importanti che ci vengono illustrate dal segretario della Camera di Commercio delle Marche stesso, Fabrizio Schiavone. Il tema del follow-up, cioè della continuità delle azioni commerciali, la Camera di Commercio delle Marche, con un finanziamento proprio, quindi votato all'unanimità da tutta la giunta camerale, quindi sostenuto da tutte le associazioni di categoria, che il Presidente tiene sempre a ricordare e ringraziare per l'unanimità con cui hanno sostenuto questa iniziativa, ha messo a disposizione 300.000 euro per un bando che sostanzialmente a doppio tiraggio, come si usa dire oggi, cioè è a favore delle imprese marchigiane che ritengono di acquistare dei servizi di collaborazione consulenziali informativi presso le Camere di Commercio italiane all'estero, ed è a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero, perché ovviamente questa loro attività di natura orientativa, collaborativa, consulenziale è sostenuta da un contributo economico. Quindi il bando funziona, se funziona a doppia mandata. Se va bene per le imprese, va bene anche per le Camere di Commercio italiane all'estero e viceversa. E questo è un modo semplice ma efficace per dare immediatamente liquidità alle nostre imprese e per mettere i presupposti per la continuazione dei rapporti, che sono numerosissimi, anche pur poche simboliche, per ragioni di tempo, testimonianze che abbiamo sentito fino ad ora. Anzi, direi che si sta evidenziando in modo quasi carsico un sistema di relazioni, rapporti che sta continuando giorno per giorno anche dopo l'evento di Colli, non solo tra le Camere di Commercio italiane all'estero e le imprese, ma anche all'interno delle stesse Camere di Commercio italiane all'estero, che hanno creato, come dire, una subrete sostanziale per collaborare e informarsi reciprocamente. Il bando lo trovate pubblicato sul sito della Camera di Commercio delle Marche. Abbiamo chiesto anche alla Regione e a Camere Estero di renderlo presente nei loro siti. Lo troverete anche nei siti delle associazioni di categoria, delle nostre aziende speciali. La misura sostiene due linee di collaborazione. E quella rivolta ad avviare, rendere più stabile e continuativa la presenza sui mercati internazionali dell'impresa attraverso percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, e sostiene altresì l'utilizzo di pacchetti di servizi integrati per lo sviluppo dell'attività commerciale all'estero, anche correlati alla partecipazione al pieno a eventi con finalità commerciali. Trovate il dettaglio di tutti i servizi che possono essere attivati, l'abbattimento è fino al 50% dei costi sostenuti dalle imprese, ovviamente, e ha una graduazione da 3.000, 4.000, 5.000 euro a seconda del numero delle Camere di Commercio con cui si avviano contatti di collaborazione e di informazione e di consulenza. E le Camere di Commercio italiane all'estero sono indubbiamente un portale d'ingresso privilegiato per chi vuole acquisire informazioni e anche svolgere attività di contatto degli operatori internazionali. Va detto che questo bando, che è finanziato dalla Camera di Commercio delle Marche, si affianca al tradizionale ma sempre importante bando del secondo semestre 2023, che riguarda la partecipazione alle fiere in Italia, alle fiere all'estero, alle fiere all'estero in paesi extra UE e anche a fiere nelle Marche e a fiere digitali. Si tratta di un bando di 800.000 euro che è cofinanziato dalla Camera di Commercio e dalla Regione Marche, e di estremo interesse per le nostre imprese. Il numero delle richieste supera di gran lunga normalmente i plafond che abbiamo reso disponibili, e so che è stato chiesto al Presidente Sabatini di richiedere ufficialmente alla Regione Marche, al Presidente, all'Assessore Antonini, all'Assessore Brandoni, un intervento per espandere ulteriormente questo fondo, a cui ovviamente farà fronte anche pro quota la Camera di Commercio delle Marche,
per non mandare deluse le domande dei nostri imprenditori che partecipano in modo significativo all'aumento della percentuale di export delle Marche. Concludendo, si è trattata quindi di un'iniziativa molto molto interessante. Perché? Perché ha fatto il punto della situazione circa un mese e mezzo dopo lo svolgimento dei lavori con il meeting, con questa convention internazionale organizzata a Colli del Tronto a metà giugno, per esattamente fissare dei punti. Si è passati dalle parole ai fatti. A distanza di 6 settimane gli imprenditori hanno potuto testimoniare come effettivamente il meeting sia servito per far conoscere le rispettive realtà economiche e per far sì che quindi si incrociasse meglio l'offerta della produttività marchigiana con chi in realtà cerca quei prodotti. Complimenti alla Camera di Commercio delle Marche, quindi del Presidente Gino Sabatini, per questa iniziativa che è stata realizzata in maniera agile, snella, online, dando la possibilità di fare qualcosa di molto concreto, in realtà poi senza chissà organizzare qualcosa. Abbiamo seguito per voi con Rossini TV il follow up della Camera di Commercio Marche sul meeting di giugno. Buona serata a voi, continuate a seguire Rossini TV.